ragazze, allora ho cambiato un po' posto per girare i video perché in questa maniera ho un po' la luce davanti a me, quindi dovrebbe vedersi un pochettino meglio. Allora, video particolare di acquisti perché ho fatto il mio primo ordine su QVC. Conoscete benissimo questo canale, diciamo, televisivo dove vendono ogni tipo di prodotti. Io sinceramente non avevo mai acquistato nulla perché non era mai capitato, anche se ha tantissimi prodotti interessanti di ogni genere, come voi sapete. Ho deciso di fare il mio primo acquisto perché ho visto più di una volta in televisione un prodotto che mi intrigava particolarmente. Allora, io sono un amante dello yogurt. Adesso per colazione mangio soltanto yogurt perché il latte nel periodo estivo non mi piace tanto, essendo comunque un prodotto caldo, freddo non mi piace, quindi diciamo che mi do allo yogurt. Comunque lo mangio anche d'inverno, però d'inverno lo mangio più come snack, come spuntino pomeridiano, mentre l'estate proprio mi faccio una bella colazione di quelle belle abbondanti. Ho deciso di acquistare del marchio Easy Yo, la praticamente yogurtiera per fare lo yogurt a casa. Allora, mi interessava davvero tanto come prodotto. Devo dire che mi sono più volte incantata a vedere il canale di QVC perché veramente ti incanti a vedere le dirette dove appunto descrivono i loro prodotti, eccetera, eccetera. Allora, questa è una semplice yogurtiera, non elettrica, niente. È praticamente un thermos, un banalissimo thermos. Ed è questo qui, questo bel boccione, diciamo, bianco. Io ho acquistato il kit di partenza proprio per provare questo yogurt e vedere se mi piace. Sicuramente mi piace perché io da quello che ho visto dovrebbe essere davvero squisito. Allora, è questa yogurtiera qui. Allora, come si prepara? Vi spiego. In realtà potrete anche vedere i loro video che si trovano appunto sul sito e quindi lì è spiegato tutto alla perfezione. Allora, dentro c'è il barattolo per appunto lo yogurt. Questo barattolo corrisponde a 1 chilo di yogurt. Si riempie metà barattolo con dell'acqua a temperatura ambiente, si mette il contenuto di una busta che poi vi farò vedere per fare 1 chilo di yogurt, si rabbocca con l'acqua, si shakera un attimo e si inserisce qui dentro con l'acqua bollente a 100 gradi. Quindi io metto il barattolo nell'acqua a 100 gradi e lo faccio stare dalle 8 alle 12 ore, se non erro. E quindi dopo le 8-12 ore dovrebbe diventare yogurt. Cosa vado a mettere dentro? Fra un po' sto muovendo tutto. Fra un po' rompo qualcosa. Nel kit di partenza c'era appunto la yogurtiera con il barattolo e c'era 3 kg di yogurt, quindi 3 buste da 1 chilo l'uno. Io ho preso, cioè ho preso, era il kit così com'è, non potevo comunque modificare nulla. Il kit con un chilo alla vaniglia, 1 chilo al limone e 1 chilo ai frutti di bosco. Quindi praticamente nel barattolo che vi ho fatto vedere prima si versa appunto una busta di queste per fare 1 chilo di yogurt. Allora, nella busta cosa c'è? Latte vaccino intero e scremato pastorizzato in polvere proveniente da allevamenti al pascolo. Questo è un prodotto, viene fabbricato in Nuova Zelanda. Cosa c'è più? Fermenti lattici vivi, che appunto nel passaggio, diciamo, dalla polvere allo yogurt, eccetera, eccetera, diventano dei veri fermenti lattici. La cosa buona è che comunque è uno yogurt assolutamente naturale, senza conservanti né coloranti, quindi comunque dovrebbe essere
buono. E la cosa che mi piace soprattutto è che comunque non è uno yogurt liquido come quello che noi di solito acquistiamo nei supermercati, ma è uno yogurt molto molto denso come quelli che piacciono a me, come ad esempio lo yogurt greco. Io quando sono stata in Grecia mi sono fatta abbuffate di yogurt greco perché è davvero eccezionale lo yogurt greco. Quindi questo si avvicina tantissimo allo yogurt greco. Secondo me mi piacerà tantissimo e acquisterò altri gusti e altre cose. Inoltre si possono fare anche tante ricette salate, quindi è comunque uno yogurt molto versatile, secondo me. Quindi adattissimo per fare anche delle dressing per le insalate, ovviamente non quelli, non le varianti ai frutti di bosco e ad altri gusti, ma la variante magari greca, la variante classica, diciamo, bianca dello yogurt bianco. Quindi ho preso questo kit, mi è costato sui 29 euro, 29 euro e qualcosa. Non ho neanche pagato le spese di spedizione perché per il primo acquisto, per essendo nuova cliente, non pagavo le spese di spedizione, quindi mi è andata abbastanza bene. E ho approfittato per prendere altri due, diciamo, prodotti che mi interessavano. Allora, del marchio alimenti del benessere, io sono un po' in fissa, non in fissa, però mi piace comunque mangiare sano, mangiare bene, soprattutto quando faccio comunque lo snack, lo spuntino, quando magari vado in palestra, ma anche ritornando al fatto di prima dello yogurt, anche quando faccio colazione. Quindi io nello yogurt ci metto qualcosa, non lo mangio così com'è, ma ci metto frutta fresca, muesli, cereali, bacche di goji, un po' di tutto. Quindi cerco comunque di mangiare sano. Ho voluto prendere questo kit costato sempre sui 20 euro, credo, non ricordo bene, che contiene allora una busta da 300 grammi di questo mix benessere. Che contiene, vi dico cosa vedete? Si può mangiare sia così e sia nello yogurt, come volete, insomma. Qui troviamo semi decorticati di zucca e di girasole, frutta essiccata, uva di Corinto, bacche di goji e basta. E frutta secca anche. Quindi è un mix davvero molto molto interessante, mi incuriosiva. Fonte di magnesio, fosforo e rame, quindi lo mangerò insieme allo yogurt. Ma che casino qui, ragazzi, la scatola. Insieme mirtilli blu, una confezione di mirtilli blu, fonte di fibre. Quindi sto a postissimo adesso con questi snack. E la cosa che più mi interessava, perché non l'ho mai assaggiata, quindi spero mi piaccia, sono le noci di macadamia. Io le noci di macadamia, cioè, l'ho soltanto trovata, diciamo, nei cosmetici, bagnoschiuma, la noce di macadamia, ad esempio. Però non le ho mai assaggiate. Credo che si avvicinino alle mandorle, credo. Ricche di grassi monoinsaturi, fonte di vitamina B1 e rame. Quindi proverò anche questi e vi saprò dire, e vi saprò dire. Quindi ho preso questo kit. Un acquisto molto diverso dal solito, devo dire. Però, appunto, per non fare un acquisto troppo salutare, ho voluto comprare anche una cosa beauty, ma una cosa piccina, piccina, piccina. Ero sempre incuriosita dall'acquistarli, però non li trovavo mai in nessun sito, oppure non ho cercato tantissimo. Ero curiosa di provare il panno in mussola di Liz Earl. Non so se mette a fuoco, vediamo. Questo qui. Allora, su QVC vendono i prodotti Liz Earl. Sinceramente, non ho voluto prendere dei kit completi, perché magari poi in seguito potrò provare dei loro prodotti, perché adesso comunque sono piena di prodotti da consumare. E fortunatamente vendevano anche questi panni singolarmente. Sono due, sono fatti appunto così. Sono dei panni per la detersione del viso. Io ero davvero davvero curiosa di provarli. Sono due, sono costati soltanto 5 euro, quindi
Devo dire che sono abbastanza, è a un prezzo davvero accessibilissimo e l'ho voluto aggiungere, li ho voluti aggiungere al mio ordine di QVC. Quindi ragazze, questo è stato il mio primo ordine, sono davvero contenta, mi è arrivato in 2 giorni forse, quindi sono stati davvero velocissimi. Nulla, spese di spedizione gratis, di solito costano 6,95 euro, quindi sono stata contenta anche di questo, di aver risparmiato. Vi farò sapere dello yogurt, se volete potrò anche registrare il video della preparazione, vediamo. Io comunque credo che oggi, appena finisco di girare un paio di video, lo voglio preparare perché voglio assolutamente provarlo. Niente ragazze, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!